Buonasera amici di Utensileria Online. Iniziamo adesso la presentazione della nuova smerigliatrice a batteria Bosch. Vi lascio a Ubaldo che continuerà la presentazione. Buonasera ancora a tutti. Ultima presentazione della giornata, la nuova famiglia di smerigliatrici. Le nuove smerigliatrici a batteria 18 volt come hanno diverse innovazioni e diverse migliorie rispetto alla macchina precedente, che rimane comunque ancora disponibile. La prima miglioria in oggetto è che la macchina è stata dotata del motore di ultima generazione brushless, senza spazzole. Questo permette, come dicevamo nelle presentazioni precedenti, parlando soprattutto della batteria di ultima generazione, di avere un'autonomia che aumenta rispetto alla macchina precedente fino all'87%. Grazie al nuovo motore, che ha anche un ingombro molto minore rispetto ai motori tradizionali a spazzole, come potete vedere abbiamo anche un corpo macchina e un'impugnatura che diventa molto più ristretta, molto più ergonomica, per cui comoda durante il lavoro. Altra miglioria rispetto sempre al modello precedente è che in pratica questa macchina può montare e lavorare con dischi da 115 e 125 mm. Parlavo di famiglia in quanto in realtà questo nuovo modello è disponibile in due versioni, dove abbiamo il modello base con regolazione, dove unica smerigliatrice a batteria oggi con possibilità di regolazione con tre velocità preselezionate. Ultimo punto che volevamo presentarvi è in materia di sicurezza. Le smerigliatrici sono tra le macchine in assoluto più pericolose. Per cui, tipico esempio di lavoro, durante un taglio, se la macchina dovesse impuntarsi, tendenzialmente ho un movimento brusco e chiaramente un grande pericolo per l'operatore. In questo caso la macchina è dotata di un sistema, di un sensore, che rileva appunto movimenti bruschi. In questo caso viene interrotta l'alimentazione al motore stesso e ho il blocco immediato del disco. Io adesso simulerò quello che vi ho appena detto. Come vedete è intervenuta la protezione e abbiamo l'arresto immediato. Riarmo. Il movimento deve essere volutamente brusco, scusate, precedentemente non ero stato così pronto e veloce. Mi viene segnalata l'intervento della protezione. Il movimento, ripeto, deve essere così brusco proprio volutamente per evitare che durante le normali fasi di lavorazione intervenga questo tipo di protezione che potrebbe poi chiaramente essere, diciamo così, fastidioso. In questo caso abbiamo montata la batteria presentata in mattinata, la nuova generazione, le batterie 18 volt Pro Core 7 ampere. A tal proposito ricordo che questa diventerà una famiglia in quanto a breve verranno presentate e lanciate le batterie da 4 ampere, le cosiddette compact, per avere comunque un aumento delle prestazioni di autonomia, comunque avendo delle batterie con dimensioni e pesi particolarmente contenuti, e addirittura presenteremo una batteria da 9 ampere ora per poter avere ancora più autonomia di lavoro.